Ho 54 anni, faccio l'avvocato, questo è il mio 30° anno di professione, quindi un po' l'anno della svolta. Ho deciso di accettare questa sfida, questa avventura e tentare di riportare il centrodestra alla guida del comune di San Donà di Piave. Con me c'è tutta la coalizione che a settembre dell'anno scorso ha vinto le elezioni politiche e quindi contiamo di arrivare forse già al primo turno. Insomma, il nostro obiettivo è di chiudere la partita già al primo turno. San Donà non è mai stata città di sinistra, però le ultime amministrative purtroppo il centrodestra si è presentato sempre diviso con più liste. Questo è fatto il gioco del centrosinistra che governa da 10 anni. Il sindaco uscente ovviamente è al secondo mandato, non si ricandida. Ho un candidato del PD, una candidata, la Francesca Zottis, come mia controparte, e c'è anche un candidato del Terzo Polo, il ragionier Carlo Fantinello. Io sono molto orgoglioso di rappresentare San Donà di Piave perché è una città di 42.000 abitanti, con un polo scolastico importantissimo, con 10.000 studenti che arrivano da tutte le zone circostanti, un po' il fulcro del Basso Piave e del Veneto orientale per intero, insomma, quindi sia Portogruarese che San Donatese. Una città che è centro di servizi, che è centro industriale e che deve tornare a essere un po' la guida di quest'area orientale della provincia di Venezia. Abbiamo anche intenzione di rilanciare il dialogo con la città metropolitana, che in questi anni purtroppo l'attuale amministrazione ha perso. Il sindaco Brugnaro è stato qui a San Donà, ha presentato il Coraggio Italia, che è il simbolo della sua lista, che corre in una lista con Forza Italia a mio sostegno, e abbiamo iniziato a aprire in sostanza questo dialogo per riprendere i rapporti tra San Donà e la città metropolitana. Moltissimi dei progetti, dei finanziamenti, tutto quello che riguarda molte opere pubbliche, le strade transitano attraverso la città metropolitana, quindi San Donà non può fare da sola. San Donà, tra l'altro, come dicevo, ha questo ruolo di traino per tutto il Basso Piave, quindi è indispensabile che questo dialogo riparta. San Donà è una città tranquilla, relativamente non pericolosa. Abbiamo avuto però anche noi dei problemi di sicurezza, quindi ci concentreremo anche su questo fronte. Chiederemo un potenziamento del Comando Compagnia dei Carabinieri che ha sede a San Donà e puntiamo anche a rafforzare in maniera seria il corpo della Polizia Municipale, che dovrebbe avere 40 agenti, ne ha solo 25. Noi riteniamo che sia una spesa almeno accettabile per il comune, almeno per avere in tempi brevi almeno altri 4 agenti. Un altro problema importante per San Donà è la viabilità. La città è cresciuta molto in questi ultimi anni, è cresciuta anche come popolazione. Purtroppo però la rete viaria è rimasta la stessa e soprattutto il ponte sul Piave, il vecchio ponte della Vittoria, che non ce la fa a sostenere il traffico anche pesante in entrata e in uscita nelle ore di punta. A peggiorare la situazione nel 2014, questa amministrazione, con una scelta che noi non abbiamo condiviso, una scelta ideologica, ha chiuso Corso Silvio Trentin, che è l'arteria principale del centro, per trasformarla in isola pedonale. Abbiamo sempre detto che non basta chiudere una strada per fare un'isola pedonale, è indispensabile creare una viabilità di contorno, un sistema di parcheggi e di piste ciclabili. Questo non è stato fatto, per cui la città vede di fatto la sua arteria principale chiusa e il traffico deviato su stradine laterali che non sono in grado di reggere questo importante peso viario, soprattutto di autobus scolastici, come dicevo prima, per l'importanza del polo scolastico San Donatese. Abbiamo 3 opere pubbliche molto importanti che questa amministrazione ha iniziato, che però non è in grado di completare perché, per usare un aforisma, hanno fatto il passo più lungo della gamba. C'era una struttura dismessa, un po' in periferia di San Donà, dove è stata spostata la stazione del treno, verrà spostata la stazione degli autobus e viene recuperata questa struttura, che era una vecchia cantina sociale e che dovrebbe diventare un polo attrattivo per start-up, aziende innovative. In realtà queste aziende non ci sono, il comune ha iniziato quest'opera che costa 12 milioni di euro senza avere i fondi per completarla, temiamo sia un salto nel buio. I lavori sono fermi, hanno appena iniziato un po' di bonifica e poco più altro, poco altro, quindi dovremo riprendere seriamente il progetto e cercare di trasformarlo in qualcosa di accettabile. A fianco, poco distante, c'è il polo fieristico che è stato dismesso e anche qui deve partire un'ulteriore struttura per ospitare la nuova fiera. Non riteniamo che altri 10 milioni di euro possano essere spesi per una fiera, anche perché San Donà ne ha una annuale, tradizionale, sia la Fiera del Rosario, ma dura una settimana, 10 giorni, quindi non possiamo pensare di spendere 12 milioni di euro per una fiera che lavora una settimana all'anno.
Anche qui andrà ripensata la struttura per trasformarla eventualmente in un polo polifunzionale dove possono trovare spazio, attività per giovani, palestre, un centro ricettivo, uno spazio per concerti, qualcos'altro. E manca soprattutto la viabilità di accesso, perché qui sono 10 milioni di euro che devono essere ancora trovati e questi sono particolarmente necessari, perché in mancanza di questi non può essere utilizzata neanche la stazione degli autobus e la stazione del treno, che sono pronti già quest'anno, però non possono essere utilizzati perché gli autobus non ci passano. Quindi abbiamo criticato pesantemente questa amministrazione uscente perché insomma ha iniziato questa attività un po' alla cieca, senza fare un ragionamento di tipo imprenditoriale. Noi vorremmo dare anche questo taglio un po' più manageriale alla città e meno da libro dei sogni, un po' più vicini alla realtà. Giuseppe Prezzolini diceva che l'uomo di destra ragiona come il mondo in realtà è, mentre l'uomo di sinistra come vorrebbe che fosse. Ecco, noi siamo molto realisti, avremo un grande senso di responsabilità e vorremmo dare questo taglio alla futura amministrazione.